cari amici italiani, in questi giorni c'è un gran parlare. Si parla dello spread, si parla del DEF, si parla della nazionalizzazione o della privatizzazione di grandi opere di interesse nazionale. C'è però un particolare che si dimentica, che privato, pubblico, ci sono tanti modi per sprecare il denaro pubblico, ci sono tanti modi per rubare. Il professor Baldassarri parla di 80 miliardi di euro l'anno che vengono sprecati o rubati nel gran bottino costituito dalla pubblica amministrazione. Io, per restare in argomento, voglio parlarvi della funicolare di Rocca di Papa, meglio nota come Gima a Rocca. Vi piaccia o no, fu progettata nel 1932 dal Duce, che la inaugurò nel 1933. Il 29 ottobre 2013 fu posta la prima pietra per riattivare la funicolare. Stiamo aspettando il 29 ottobre 2013 per procedere all'inaugurazione. Nel frattempo, fra tutte le discussioni sui grandi sistemi di cui parlavo, tanti si chiedono: ma quanto è costata questa opera? E allora io ho voluto qui riproporre dei documenti che ormai non si trovano più in giro, i cartelloni sono stati in parte rimossi. Partiamo dal primo cartellone, che faceva bella mostra di sé fuori alla stazione, alla palazzina della stazione, che, come ricordate, fu fatta dal Duce. Si parla di 9.119.036 euro più IVA. Per un calcolo, diciamo, facile, diciamo 10 milioni. Questa è la palazzina che ha avuto bisogno di un po' di manutenzione, quanto a infissi, ridenteggiatura all'interno e, diciamo, stigliatura e quant'altro. Ma non è bastato, perché questa grande opera non ha con 10 milioni di euro esaurito il suo impegno finanziario. Ecco qui, c'è la bretellina che dal parcheggio porta su via di Frascati, altri 3.781.485 euro, e stiamo a 14. Basteranno? Chissà. Sta di fatto che questa funicolare è costata, se basteranno, 15 milioni di euro. Ragazzi, due volte passa le magnerie del Valadier a Frascati, una volta, oggi i Taxerf. E per locali che stanno sempre chiusi. Ogni tanto si porta una scolaresca per far prendere aria a questi locali. 6 milioni e 3 messi lì. Parlai di tutto ciò un anno fa, ma ancor più interessante è l'intervista che ebbi due anni fa circa, col consigliere Massimo Grosso. Ecco, io vi invito, parlando di DEF, di spread,
nazionalizzazione, privatizzazione, vi invito a visionare questa intervista perché è veramente istruttiva. Poi potremo ricominciare a parlare di nazionalizzazione, privatizzazione e tutte quelle fregnacce sulle quali occhiutamente osserva la giustizia italiana. Buona visione!